Ricapitoliamo. Tutta l'operazione dovrà essere tenuta nascosta anche ai familiari. In Italia è il figlio di chi lo partorisce, perciò dovrà risultare partorito da Tina. Quindi dobbiamo trovare un posto dove chiudano un occhio sui documenti. Un paese dell'est? Come lo prendi l'aereo, nonno Mese? Che me lo fai nascere straniero? Ci sarebbe il paese dei miei. In Calabria? Sempre straniero? Il paese di papà vicino Viterbo. C'è un piccolo ospedale lì e conosco una persona che mi deve un favore. Livia, tu nasconderai la gravidanza. Tanto col fisico che hai per i primi 6 mesi non dovremmo avere problemi. Tina, invece, dovrà simularla. Ma parliamo dell'impianto dell'embrione. Lo so, qui di giorno è un casino, infermiere, segretarie, evitiamo testimoni. Dovremo organizzarci nottetempo. E comunque dovrete prendermi dei farmaci per favorire l'impianto e per la stimolazione della funzione ovarica, che per fortuna uova ancora puoi produrre. Ormai so di... Gianni? Eh? Bella, eh? È un crapuccio originale. Sì, eh. Non sai quanto costa? Quanto costa? Più di 500.000. Manco tanto. Tu dovrai produrre del seme e portarmelo qui entro 2 ore, perché poi perde mobilità. Perché ci vengo da casa? Scusa, col traffico di Roma, te faccio il Lungotevere, arrivo che gli spermatozoi sono maggiorenni. E poi operiamo. Prenderò un ovulo di Tina, uno solo, e il seme di Gianni. E sul tappo? Facciamo un bel cocktail. Agitato, non mescolato. E poi travasiamo tutto nel calice di Livia. E se l'ovulo è abbastanza forte e ci dice bene, tra 9 mesi brindiamo. A me mi dice sempre bene. E se ti beccano? Se la beccano? Se mi beccano? Te lo tieni tu? Non ci beccano. Perdere una donna, avere voglia di morire. Lasciami gridare, rinnegare il cielo, prendere a sassate tutti i sogni ancora in volo. Vi farò cadere ad uno, spezzerò le ali del destino e ti avrò vicino. Oddio, Costanza! Ma stai male? No, no, tutto bene. Costanza, ma ha litigato con Vanni? Ma no, ma che litigato con Vanni? Quello non è capace manca a litigare. Le bambine stanno bene, sì? Sì, sì, stanno bene. Però i figli sono un dono del Signore, no? Certo. Però sono impegnativi, capito? Ti richiedono un sacco di energie, devi sempre stare là a vedere che fanno, che non fanno, e quello si gratta, e quello c'ha la bolla, e che cazzo fanno, non ti chiamano da 3 minuti, stanno sempre al telefono, e che tragedia sarà succedere, mamma mia! L'ansia non ti abbandona mai più, da quando nascono, per tutta la santa vita! Sono incinta. Un altro, Costanza? E che devo fare? Un altro, sì, un altro. È il quinto, Costanza. Ma fai qualcosa, leggi un libro, vai al cinema. No, quello non gli va. Beata te. Rocco dorme? Fatico meno con le pazienti sotto ormoni. Adesso tu vai subito a dormire, ma prima ti vai a lavare i denti perché hai l'alito di un fagocero. Dammi un bacio. Dai un bacio al papà. Maria. E scompari, forza. 1, 2, 1, 2. Lo so che cosa hai fatto, sai?
La patatina, la posa. Ti fa molto male, ma non parlavo della patatina. Di cosa allora? Della faccenda delle tue amiche, le sorelle. Vuoi giocare a fare Dio? Sai quei due meravigliosi rompicoglioni di là? Sono nati nello stesso identico modo. Ma in Canada? Dove c'è una legge da anni, qui da noi è reato. Una volta l'interruzione di gravidanza era reato. Il voto alle donne è un'utopia. Per quello che abbiamo fatto io e te stanotte. C'è ancora la pena di morte in parecchi paesi del mondo. Vuoi andare in carcere, Nicola? E che c'è paura che trovo uno più sexy di te in cella? No, per favore, non fare lo spirito. Non fare lo spiritoso con me! Non ti permettere! In Italia tu sei ancora l'unico genitore legale dei nostri figli. Se ti succede qualcosa, che fine fanno i bambini? Noi stiamo lottando da anni perché anche io venga riconosciuto come padre. E tu vuoi rovinare tutto quanto. Per chi? Per un'amica che non ha avuto le possibilità che abbiamo avuto io e te. Non so se ti interessa, ma io non lo farei. L'ho già fatto, è troppo tardi. Perché negare a qualcuno il piacere di svegliarsi di notte con un dinosauro sotto il culo? Permesso? Dalle a me questi. Grazie. Prenditi una tisana prima di iniziare. Sì. Ciao, bella! Come stai? Ma quanto tempo è che non ci vediamo? No! Aspetti un bambino! Stupendo, ma non sapevo niente! Ma dai, c'è sta pure tua sorella! Che caruccia, t'ha accompagnato, sempre insieme voi due, eh? Io pure devo fare il corso di respirazione, sono incinta del secondo, stupendo! Oddio, se avessi saputo prima com'era, non avrei fatto manco il primo, perché non sapete che vuol dire fare la spesa, allattare, ciattare, twittare, cambiare un pannolino, preparare la cena, le pappette, svegliarsi di notte perché tuo figlio piange, riaddormentarsi, risvegliarsi perché piange un'altra volta, tutto lo stesso giorno, sapendo che il giorno dopo tutto questo accadrà di nuovo, stupendo. Che poi ero partita benissimo, niente TV, solo giocattoli svedesi, adesso benedico l'inventore di Peppa Pig, perché almeno quando sta là davanti ipnotizzato così che non ci capisce niente, io mi riesco a fare una doccia. I peli non me li tolgo dal 2014, ma tanto si accorge più manco mio marito, stupendo. Che è? Ah sì, qua è una macchietta, perché il bello di essere madre è che ritrovi ste macchiette, no? Sulle magliette, che non sai se è moccio, omogenizzato, ricurgito, però un po' di saliva va via tutto. Però Benfì è stupendo! Che poi, no? A un certo punto ho pensato, ormai la mia vita è andata, che fai? Un figlio unico? E quindi eccomi qua. Voi tutto bene? Veramente un piacere chiacchierare con voi, scambiarsi delle opinioni. Adesso però devo andare un attimo in bagno che ho la nausea, mi sa che devo andare a vomitare. Ci vediamo dentro. Stupendo. Ma chi è? Lei è Livia, bella, sexy e senza impegni. L'abbiamo mai fatto qui? Lei è Tina, sua sorella. Io una cosa volevo nella vita. Con una gran voglia di maternità. Non la posso temere. No, mica un gattino. Una femmina senza figli è una femmina a metà. Comunque io l'istinto materno non ce l'ho. Una collega dice che è rimasta incinta bevendo 10 uova ogni mattina. Quello era Rocky Balboa. Lei non può avere figli, ma li vuole. Tu non li vuoi, ma potresti partorire al posto suo. Io vengo qua per farmi pulire le tube e tu mi proponi di metterci dentro il figlio di mia sorella. No! Devo avere pazienza per qualche... Aspetto un bambino. Ma non è mai una fatta. E mo? E mo so cazzi. Buona domenica. Passate a casa ad aspettare. Niente cibi crudi e naturalmente zero alcol, eh? Eh no! Eh sì! Comunque io la voglia di birra non l'ho mai sentita. L'ho letto. Dove? Nella biografia di Vasco Rossi? Non ti sembra un miracolo? A me sembra alien. Sì. Tina, tu non l'hai ancora capito. Ma guarda che la strada della felicità è lastricata di vaffanculo. La bambina è nostra, Livia, la deve solo partorire. Non si fanno le cose contro natura. I figli, se non vengono, non vengono. È proprio vero che la maternità ti cambia. Fabio, quel figlio non è mio. Mi siete mancate. Anche tu. Facendo una cosa importante. Il fantacalcio? Non lo so, l'ultima giornata. Fai te.
Ciao a tutti da Valeria. Oggi ragazzi parliamo di soldoni, vai soldoni, perché ho per voi un'interessante classifica sui film italiani che hanno incassato di più in tutta la storia del cinema. E apre la classifica al 10° posto Pinocchio, film del 2002 di Roberto Benigni, con un incasso di 26.197.231 euro. Al 9° posto Benvenuti al Nord del 2012 di Luca Miniero, con 27.178.307 euro. 8° posto Il Ciclone del 96 di Leonardo Piraccioni, con 28.085.461 euro. 7° posto Per Natale sul Nilo di Neri Parenti, che nel 2002 incassò 28.296.000 euro. Saliamo al 6° posto, c'è Il Divertentissimo Che Dimmi Se Sono Felice di Aldo Giovanni e Giacomo, che nel 2000 si portò a casa ben 28.458.894 euro. Poi 5° posto per Benvenuti al Sud di Luca Miniero, che nel 2010 guadagnò 29.873.491 euro. Che bella giornata con Zalone e regia di Gennaro Nunziante. Del 2011 si aggiudica il 4° posto con 43.475.000 euro. E sul podio c'è un monopolio di Zalone e Nunziante, praticamente, che si aggiudicano il 3° posto con Sole Catinelle del 2013 e quasi 52 milioni di incasso al botteghino, eppure il 2° posto con Quo Vado del 2016 con quasi 65 milioni di euro di incasso. E al 1° posto c'è irremovibile sempre lui, Roberto Benigni, con il suo film da Oscar La Vita è Bella, che nel 97 ha guadagnato ben 205 milioni 212 mila euro. Che ne pensate? Secondo voi sono tutti film che meritavano questa affluenza di pubblico o avete dei dubbi a riguardo? Questa classifica di sicuro la dice lunga sui gusti della maggior parte degli italiani. Aspetto i vostri commenti e vi aspetto anche al prossimo video.